Le immagini cominciano con la festa al Genoa, una festa di 30-35 mila tifosi che sono ritrovati a Luigi Ferraris con un titolo, la leggenda continua. Poi dopo 7 minuti il primo gol è del Genoa, Faccenda supera Tassotti e di sinistro anticipa Terraneo, 1-0. Per il Genoa che gioca con brio mentre il Milan si trova in difficoltà e vedete come in questa azione si trovi veramente a corto quasi di idee. Di Bartolomei tira, poi tocca Virdi se la palla è sul fondo. Contropiede del Genoa con Marulla, centravanti preso dal Cosenza che ha il senso del tiro e il senso della posizione. Terraneo para. Lo scontro fortuito tra Testoni e Paolo Rossi, distorsione alla caviglia sinistra come abbiamo detto, Rossi verrà trasportato fuori in barella, finisce il primo tempo, Lidholm fa segno ai suoi, qualcosa da vedere, ma in realtà l'inizio del secondo tempo mette in mostra un Terraneo che è intervenuto sulle posizioni, la prima di Policano, la seconda di Tacchi, ancora il Genoa con un tiro di Faccenda, poi Tacchi e Marulla, è anticipato Terraneo in uscita di piede. Il gol di Bartolomei è del 3° al secondo tempo con un tiro inventato, classico tiro di Bartolomei. E dopo 3 minuti il Milan raddoppia. Saltano Cervone e Virdis, Virdis è più lesto ed è il 2-1. Il Genoa non ci sta, reagisce con carattere e segna al 40° un gol che l'arbitro Pairetto annulla per posizione di fuorigioco. Lo vediamo, Marulla, tiro, gioco era fermo, rete, ma è la prova del gol che arriva al 45°, sia al 90°, colpo di testa di Marulla, gran bella rete, 2-2 e tutti soddisfatti. A te la linea, Galeazzi.